Un doppio appuntamento promosso dalla rete Eminas, che fa il suo esordio con una richiesta chiara e diretta. Il Consiglio regionale proceda con l'immediata approvazione della norma sulla doppia preferenza di genere per porre fine all'inaccettabile discriminazione che vede la presenza di sole 4 donne su 60 consiglieri. La prima azione si è svolta questa mattina a Cagliari, direttamente sotto il palazzo del Consiglio regionale. La seconda, in contemporanea, a Sassari, in un luogo altrettanto simbolico, la scuola, quale casa comune dei giovani. Nell'auditorium del Polo Tecnico de Villa de Sila Marmora e Via Monte Grappa sono state portate all'attenzione degli studenti diverse testimonianze, tra cui quelle di due giocatori della Dinamo, Bell e Lighty. Quest'ultimo ha ricordato l'impegno quotidiano della moglie, anche lei giocatrice professionista, e le disparità nei confronti dei giocatori uomini. L'obiettivo che ci stiamo ponendo è quello di dare una svolta decisiva al tema della doppia preferenza di genere che fino adesso ha raccolto promesse e impegni fasulli. L'ultimo ieri sera, il presidente Ganao, stimatissimo, personalmente anche in passato ha preso l'impegno di portare in aula la doppia preferenza di genere scorporandola dalla legge elettorale così come è stato chiesto dalle consigliere regionali. Tuttavia i capigruppo non si sono ancora espressi e non si esprimeranno. Le promesse non ci bastano, vogliamo assolutamente che si arrivi alla concretezza. In apertura si è esibito il coro interscolastico diretto da Vincenzo Cossu. Subito dopo è stato promosso il flash mob su Mucadore per riaffermare l'identità femminile, ma soprattutto per ricordare l'episodio del 1969, quando le donne di Orgosolo, con un'occupazione durata 6 giorni, impedirono che i terreni di Pratobello venissero trasformati in poligoni di tiro.